migliaia di romani, giovani soprattutto, hanno partecipato a Roma ad una manifestazione per il Cile di Allende, contro la giunta militare che proprio un anno fa rovesciò nel sangue il governo di Unidad Popular. La manifestazione, tenuta alla Basilica di Massenzio sul Palatino, era stata organizzata dall'Associazione Italia-Cile e dall'Arci UISP. Vi hanno aderito partiti, sindacati e associazioni. Vi hanno fatto seguito altre riunioni ancora a Roma, a Milano, Torino e altre città. Una scritta che lega sotto un unico segno l'impegno di molti popoli a difendere la loro libertà e a riportarla nel lontano paese latinoamericano, dove un gruppo di generali l'ha soppressa, consegnando la loro nazione alla disperazione e loro stessi al giudizio della storia. Nella presenza di José Miguel Insulza, rappresentante dei cileni in esilio, la condanna del mondo ai fautori dell'odio. Il Cile dei generali golpisti Pinochet e Lai, che hanno ucciso migliaia di cileni. Dal Cile all'Europa, Roma, settembre. Alla manifestazione hanno preso parte Luigi Macario a nome dei sindacati CGL e CISL UIL. In molti paesi i lavoratori boicottano il Cile dei generali. Altro intervento, quello del deputato democristiano Carlo Fracanzani, membro della presidenza dell'Associazione Italia-Cile, attivissima in Italia. L'intervento del poeta spagnolo, da anni vive in esilio a Roma, Rafael Alberti, amico del grande poeta cileno Neruda. Mille milioni di voci a sostegno di una nazione umiliata che non abbandona le sue speranze. Intervento di Enrico Manca a nome del Partito Socialista Italiano, che ebbe contatti assai forti col socialista Allende, e quello del comunista Giancarlo Paietta, oggi polemista famoso, un tempo rinchiuso per lunghi anni nelle carceri italiane al tempo del fascismo. Una lunga fila di adesioni, impossibile citarle tutte, ma vale la presenza della folla. Gli ultimi interventi di Andrei per le Acli, del senatore Venanzetti, prima del saluto del rappresentante cileno. Il Cile continua la sua lotta nell'esilio e nella clandestinità.